di me. E non sto parlando nemmeno di TikToker che hanno 40.000 follower si chiedono Ariana Grande o Beyoncé. Ma sto parlando della macchina fabbrica zucchero filato. Che bello, che meraviglia. Non vedo l'ora di provarla. Raga, letteralmente mi è stata regalata dalla mia amica Nicole. Barbie del cuore, Barbie Fritopia, Barbie Corazon. E io ovviamente ho deciso di fare un video perché non vedo l'ora di provare questa cosa. Signore Ariete, perché non facciamo una collabo? Mi mandate tante queste cose strane che avete. Io faccio dei video, però vorrei anche essere pagato perché non faccio le cose gratis, solamente per gli amici. E poi magari diventiamo amici e poi faccio anche le cose gratis. A quanto pare è super semplice da usare, perché è a prova di scemo, cioè a prova di Gianmarco. Basta che ci butti dentro una caramella. Favola toppa d'oro. Allora, dentro la box troviamo del polistirolo, è la cosa che volevo. Poi troviamo... Oh, è da costruire. Oh, ma io odio costruire le cose. Io non credo nel costruire. Ma perché c'è sta roba? Cosa? Io non ho tutto questo tempo di leggere queste istruzioni. Per me non esistono. Il nostro amico sta... Oh, ma il design impareggiabile è veramente elegante. Bleh. Bello. Ma stai scherzando? Come ti sei permessa? Io giuro, raga, non ho minima idea. Cioè, dovrei leggere veramente le istruzioni. È che odio quella cosa delle istruzioni. Io non credo nelle istruzioni. Perché l'idea di leggere mi disturba. Cos'è sto polistirolo? Basta, via. Permettermi mai più di parlarmi senza essere interrogato. Polistirolo. Io non credo nel polistirolo perché l'unica cosa che ci può essere di plastica in questa casa è la mia faccia. Che bello. Cos'è questa cosa? Forse va qui? Per me va qui. Adoro! C'è scritto pericolo. Ok, voglio andare intuito. Secondo me questo qua si mette qui. Ce l'ho fatta? Ce la facevo? Vai. Fry crack. Crack, così ti rompi. Come l'ho montato, ma per me è più che sufficiente. Ok, fatto questo, si attacca la spina. Come la chiameremo? Oddio, parte come un disco volante. C'è scritto nelle istruzioni che ho sbirciato, ok, che basta aspettare 2 minuti e poi sarà pronta e ci devi buttare dentro le tue caramelle. Io per l'occasione ho preso un po' di caramelle. Un altro po'. Queste e queste. Che schifo, alle erbe. Io non credo nelle queste qua, le erbe, ciao. La cosa più interessante che però ho trovato è questo. Sono le Tic Tac gusto Coca-Cola, raga. Io voglio proprio assaggiarle. Raga, ma ogni Tic Tac è marchiata Coca-Cola, sono dei geni! Non guardate le mie unghie strane. Assaggiamo? No, vabbè! Sa di Coca-Cola 100%. Adoro. Io adoro quando ci sono cose che sanno di altre cose a forma di altre cose. La caramelletta, dov'è che la metto concretamente? Cioè, dov'è che va? Perché questa cosa gira tanto, capito? Cioè, va qua. Hello! È scomparsa? Dobbiamo farle per forza per lo zucchero filato gusto cocchi. Una escape! Raga, si sta facendo le ragnatele! Presto, ci sono un cono! Ci serve un cono, come si fa? Così? Raga, ma lo vedete? C'era un altro caramellon! Ah! Ma siamo sicuri che si... Ah, è partito come un razzo! Raga, guardate che meraviglia! Che Marvel! Forse però ci vogliono più caramelle. Però secondo me non è normale che tu la devi lanciare così. Vediamo? Lancia come delle bombe, io ho un po' paurina. E poi così, giusto? Raga, ma è troppo bello da vedere. Come funziona? Sono un po' stranito, vi dico la verità. Perché non ne viene fuori tanto, capito? Questo qua è quello che io sono riuscito a ottenere. Tanto invisibile. Oh, sa di coca. Non di quella cosa bianca, però. Cioè, vedete che lo fa? Perché si vede proprio che ci sono qui intorno delle cose strane. Però non si attacca. Dai, voglio lo zucchero filato alla Coca-Cola io. È tutto quanto qua attaccato intorno. È questo lo zucchero filato? What the fuck? Ma cosa sta facendo? Assaggiamo? Però è pazzesco. È incredibile il fatto che io riesca a non far funzionare anche sta roba qua. Ma che talento ho? Che talento ho? Ma sono troppo talentuoso. Proviamo. Adesso li ho abbassati. Vai, Patty. Vai, Patty. Ah! Madonna, che paura! Che spavento! Il mio terrore più grande. Aiuto! Ma io posso invocare tanti demoni possibili, immaginabili e cacarmi addosso perché mi arriva una caramella. La mia fobia è quella di essere colpito dalle pietre. Non so perché. Io ho sempre in mente che mi arrivi una pietra in faccia, che magari una persona dice, ma che cacchio ti è venuto in mente? E boh, raga, io quello in mente, che mi arrivi una pietra in faccia. Le alpellive? Com'è cioccolosa! Vai, Pata. Io terrorizzato per sempre. Si sta facendo, si sta facendo, si sta facendo. Lo vedo. È così che va fatto? Raga, sì! Gonna sweet! No, vabbè, faremo lo zucchero filato al cioccolato. Oh! Cioccolato e caramello, bi gusto. Perché c'ho gusto è meglio che uomo. Raga, sì, che bello. Si sta proprio facendo. Oh! È un po' brutto da vedere, devo dire la verità. Forse devo fare più così. Come faccio a farlo bello? Cioè che si attacca bello, capito? Perché è un po' bruttino, onestà. Un po' triste, sembra una ragnatela. Poi dai, facciamo zucchero filato ciocco. 2 e 3.
Madonna, che terrore, ragazzi! Oh, che paura! Ma siamo sicuri? Io tanto sospettoso, eh. Ma c'è qualcosa che sbaglio? Sentiamo. Raga, medium buono però. Non piange. Anzi, vi dirò, proviamo con lo zucchero. C'è scritto che bisogna farla prima partire, così si riscalda. Comunque, prendo un misurino di zucchero, così proviamo a fare anche l'altra versione. E c'è scritto che ci puoi mettere 2 gocce di colorante alimentare, mescolare bene e poi metterlo all'interno della situazione. Mescola, mescola, mescola. Va spenta la macchina. Fermati. Guarda, se non funziona adesso vi spacco tutto, ok? Mamma mia, che rumore fa? Ma che rumore fa? Per me è troppo. E poi si attiva. Ma che è la bomba, ma... Ah! Oh, signor! Vai, qua, e poi si gira. Così? Siamo sicuri? Ma metà me l'ha lanciato addosso, ma che significa? Wow! Che bello che è da vedere, però. Devi fare proprio una ragnatella. Quanto che ne sta facendo, raga? Ne sta facendo tantissimo. Sta male. Hello. Sta malissimo, Chuck. Perché quando la raccolgo io fa un po' cagare? Se devo fare così? Raga, era così che dovevo fare. Non l'ho capito dall'inizio. La gente che magari fa magari lo zucchero filato di lavoro è lì che dice, ma che è deficiente, va? Ma come è deficiente? Ah, lo voglio più blu però, raga. Raga, ce l'ho fatta dopo 25 volte che mi impegnavo. Ho capito finalmente come si faceva. No, ma io devo andare a lavorare in un circo e fare lo zucchero filato. È il mio talento. Finalmente lo sappiamo qual è il mio talento. Vai, dopo 7 ore. 1, 2, 3. Non voglio morire. Come bello blè. Ma perché non viene blè come lo voglio io? Bello blè. Vieni blè. Dove sei, zucchero filato blè? Quello zucchero è venuto subito e viene proprio fatto bene, capito? L'unica cosa, devo capire questa cosa del colorante, perché non mi è proprio chiara. Io non ho messo tanto di colorante, ho praticamente svuotato il colorante che avevo. Wow. No, è blè, è definitivamente blè, è letteralmente blè, dai, non prendiamoci in giro che è blè. Tutti quanti vedono che è blè. Raga, mio bambino. Le sugar filet, è le sugar filet quello, eh. Cominciando a preoccuparmi perché non finisce più proprio. Oh oh, oh oh, oh no, sto cominciando a combattere contro la macchina qua. Oddio, che vuol dire? Perché fa sto rumore stranissimo? Oh no, sta diventando strano, sta diventando strano. Dammi. Eccoti, attaccati. Era diventata una bella palla adesso. È una bella schifezza. No, secondo me è bello. Questo è il più grande che sono riuscito ad ottenere. Secondo me è stra... Ah! E secondo me è strabello. Che buono. Raga, è proprio come quello delle giostre del circo. Secondo me è un traguardo questo. Cioè, lo zucchero filato, gusto zucchero. Ed è bello anche. Raga, c'è mia sorella Giulia che viene a fare la recensione del zucchero filato che sono riuscito a creare. Questo è quello che ho fatto in 3 ore. Bello. No, vedono sempre le tette come se fossi la mamma di Tom e Jerry. È una buona media, come assaggiare? Sembrano capelli di un vecchio. Beh, è zucchero, cioè non puoi dire che va schifo. Posso dire che è zucchero, non posso dire altro. Cioè, ma guarda che è stato impossibile, eh. Quindi mi stai dicendo che quelli delle giostre sono laureati? Secondo me sì, hanno talento. Tu non ti fidi perché sei strana. Allora adesso devi stare attenta però. Devi chiudere gli occhi minimo perché rischi che ti arrivi tutto in faccia. Ok. Al riparo! È stato come una... Vedi? I capelli del vecchio! I capelli del signore. Vedi che sono qua? Vedi che sono belli? Mi sembra che ci hai preso un po' la mano. Ma io volevo fare quello a gusto Coca-Cola. Diventa un blocco tipo. Ma io sono bravissimo, guarda. Io ho lavorato lì. Ecco, proprio io te l'avevo detto. Ma che roba, ma che roba. Ma guarda roba. Come la fila. No! Oh, come la fila, come la fila. Guarda che bravo. Raga, ci ho preso la mano, ne? Oh no. Ma che sta succedendo? Non si incastrei. Oddio, no. Secondo me allora la tecnica giusta è lasciare che si unisca. Perché cioè prima... che se ne faccia tanto, dici? Mm-hmm. Perché prima stavi andando bene. Ma vedi che poi c'è il problema che qua scorre. E qui non riesco più a girare. Però tieni, questo qua è tutto zucchero filato. Molto gentile. Vabbè raga, questa qua è la mia recensione. Cioè questa qua sono stato io che provo a fare lo zucchero filato. Poi che te ne metto ancora? Oh mio Dio. Qua è proprio grave la situa. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice su, così so che dobbiamo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. C'è un nuovo video ogni martedì 15 e sabato alle 10:30. Intanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Raga, è meglio che continuo a fare quello che faccio. Io mando un bacione grande grande e un prossimo video. Ciao.